We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Ciao! Oggi vi voglio presentare un tutorial per creare un bellissimo gnomo di Natale. Allora, ci servirà della bambagia imbottitura, se non l'avete va bene anche l'ovatta, della lana, un calzino tipo quelli fantasmini color carne e un altro fantasmino del colore che preferite. Io l'ho scelto grigio, del feltro del colore sempre che preferite, di due colori. Io ho scelto il bianco e il grigio. Inoltre vi occorrerà un ago per lana, del filo e delle forbici. Iniziamo. Dobbiamo costruire il cappello, quindi dal nostro feltro dovremo procurarci due triangoli abbastanza lunghi, quindi cerchiamo di disegnarli e poi li ritagliamo. Devono combaciare. Poi ci servirà per creare per appenderlo, se vogliamo crearlo, è facoltativo, io l'ho creato perché mi sembra anche simpatico, quindi dei nastrini o delle corde rosse se le avete. Bene, adesso cuciamo soltanto questi bordi, lasciando un pochino di apertura qui per inserire il nostro laccettino. Iniziamo a cucire. Bene, ora dobbiamo creare il corpo, quindi prendiamo il nostro calzino e lo riempiamo con un po' di bambagia. Cerchiamo di tenere il corpo un po' più largo, tanto abbiamo tutta questa parte di calzino che andrà a riempire il nostro cappello, quindi nel cappello possiamo anche evitare di metterla. Bene, adesso dobbiamo bloccarlo cucendola. Quindi prendiamo il nostro filo e cerchiamo di bloccare il nostro corpo nel cappello. Bene, abbiamo bloccato il nostro corpo nel cappello, adesso dobbiamo creare il nasone.
Quindi abbiamo bisogno sempre di un pochino di imbottitura, non troppa. E dovremo utilizzare il calzino color carne, appunto, per fare il naso. Quindi ci prendiamo un pezzettino di calza, tagliamo il naso, lo facciamo ovviamente la dimensione che preferiamo, noi potremmo farlo anche gigantesco in base alla preferenza, possiamo farlo anche molto più grande di quello che ho fatto io, dipende un po' dal gusto. Io lo sto facendo piccolino. Quindi adesso prendiamo la bambagia e tagliamo un pezzettino della calza. Bene, adesso dobbiamo cucirla e bloccarla. Abbiamo creato il nasino, ora dobbiamo creare la nostra barba. Quindi prendiamo il gomitolo di lana e prendiamo un po' in abbondanza filo. Dunque io voglio creare invece una bella barba, bella folta. Posso pettinare la mia lana in modo da dividerla e creare una barba bella tutta arruffata. Dovete insistere un pochino, magari cambiando anche tipo di spazzola se il pettine non vi dà soddisfazione. Magari qua uso il pettine, vedete un po' che effetto vi fa. Bisogna cercare di dividere tutti i fili, diventa anche un pochino riccia, però dà più l'effetto di barba. Adesso poi la modelleremo. Sono due stili diversi. In questo ho creato le due codine, sempre la barba, però con i laccetti. Invece questo ho voluto farlo con una barba molto più folta, evidente. Allora, in questo caso io ho creato una decorazione del cuore sul corpo. Adesso invece lo farò sul cappello e metterò i piedini.
Ora dobbiamo creare la decorazione, quindi il cuore bianco, come questo, e poi i piedini. Quindi non faccio altro che disegnarmi sul feltro bianco la forma del cuore. E poi dovrò fare i piedini. Magari li faccio un po' più grandi questi che si vedono, perché la barba li nasconde. Però ne devo fare 4, perché sono doppi, quindi uno sopra e uno sotto. Poi dovrò metterci l'imbottitura per creare il piedone. Quindi mi creo adesso uno e lo taglio, così gli altri sono identici. Rimango bella larga, che poi dopo con la cucitura diventerà più grande. Vediamo se ci piace il piede, diventa abbastanza grande. Quindi lo andiamo a cucire. Adesso pensiamo ai nostri piedini, quindi dobbiamo metterli, adesso io lo regolo meglio, che è un po' impreciso. Devono essere uguali, quindi adesso questi qui devo cucirli uno insieme all'altro. Quindi prenderò la mia bambagia, ne metterò non troppa all'interno del piede, posso anche iniziare a cucire e poi metterla, e farò la cucitura su tutta la parte e anche qui. Continuiamo. Bene, adesso possiamo passare a inserire i nostri piedoni. Quindi giriamo il corpo e li mettiamo in questo modo, uno così e l'altro così. Quindi dobbiamo cucirli a questa altezza. Iniziamo.